Secondo me, rispetto, diciamo, al periodo antecedente la caduta del muro, eccetera, dove non solo in Italia, ma anche in generale c'era più politica e si discuteva più di politica e anche di ideologia, c'erano dei grandi scontri ideologici. Dopo, naturalmente, si è in qualche modo inventata la fine delle ideologie e direi che in questi ultimi 20 anni proprio c'è stato il massimo dell'economicismo e il massimo proprio di interpretazione continua delle cose dal punto di vista puramente economico. Naturalmente questo sia dal punto di vista degli apologeti, diciamo, di questa società, con le tesi della globalizzazione mercantile, quindi della piena libertà di mercati, della libera competizione che è un vantaggio poi per tutti, eccetera, eccetera, sia da parte dei critici che hanno comunque voluto insistere sul fatto della presenza magari di grosse massonerie o simil massonerie, insomma, internazionali di carattere anche finanziario che manovrano tutto, eccetera, eccetera. Ecco. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono emersi due grandi vincitori, inutile dire, e c'è stato appunto il mondo bipolare, perché no, sì, gli sconfitti ufficialmente, anche quelli più disastrati, sono stati la Germania e in parte l'Italia, perché sappiamo che l'Italia ha fatto la solita furbizia poi di cambiare campo, eccetera, ma insomma appartiene alle nazioni sconfitte, ma in realtà sono state sconfitte anche Inghilterra e Francia. Ecco. Difatti anche tutta la perdita dei possedimenti coloniali, dei dominios, comunque insomma. E questo sistema bipolare è stato un sistema, piaccia o non piaccia, che ha garantito un notevole equilibrio. E direi che all'interno di entrambi i poli c'erano delle forze che tutto sommato spingevano per continuare a tenere questo equilibrio, pur nell'antagonismo. È chiaro che c'era un antagonismo, ma l'antagonismo non a caso si sfogava nel terzo mondo, comunque nelle zone al limite delle loro sfere di influenza, quelle stabili, precise, che per gli Stati Uniti era soprattutto l'Europa occidentale e poi l'America Latina e altre, ma in parte poi l'America Latina, perché poi sappiamo che anche lì ci sono stati sommovimenti, ma e poi per l'URSS era l'Europa orientale, eccetera, eccetera. Comunque in linea generale loro due antagonisti si sono affrontati qua e là, basta pensare, faccio un esempio, l'aiuto che hanno dato gli Stati Uniti ai Mujahideen, poi in Afghanistan, appunto per espellere i russi, eccetera, ma in linea di principio c'erano delle forze proprio che volevano tenere da entrambe le parti il mondo bipolare, perché era un mondo in qualche modo più prevedibile. Anche negli Stati Uniti, che poi sono alla fine risultati vincitori in ultima analisi, ma c'erano delle forze che non hanno nessuna voglia di mettere in discussione il mondo bipolare, tant'è vero che qui si sarebbe fare la lunga storia della lunga, insomma, è stata breve, ma insomma lunga perché bisognerebbe raccontarla con un po' di tempo, quella della politica Kissinger-Nixon di apertura alla Cina. La Cina era già entrata in urto con l'URSS, naturalmente, era già, ma certamente quella politica voleva aumentare questo dissidio, voleva sfruttare anche in questo dissidio il problema del Vietnam, dove certe forze appunto miravano, appunto Kissinger, Nixon, eccetera, miravano a fare una certa pace che avrebbe acuito i dissensi tra URSS e Cina, avrebbe acuito anche alcune divisioni all'interno del Partito Comunista Nordvietnamita, che era diviso in una maggioranza filo-sovietica, ma in una minoranza consistente filo-cinese, eccetera, eccetera, e tutto questo insomma serviva a, diciamo, a incrementare questo dissidio. Ma non è un caso che alcune forze all'interno degli Stati Uniti, poi abbiamo saputo che erano forze evidentemente importanti, perché si sono serviti della famosa gola profonda che era William Mark Felt, numero 2 dell'FBI, numero 2. Quindi è chiaro che non sono stati giornalisti, eccetera, a scatenare Watergate, è stato proprio l'FBI, e quindi l'FBI ha agito per conto di determinati ambienti americani. Ma erano ambienti che non erano molto d'accordo con mettere troppo in crisi, diciamo, l'URSS e con il dissidio appunto cinese e anche con eventualmente una situazione di difficoltà, diciamo, tra URSS e Cina all'interno stesso del Vietnam, eccetera. Insomma, perché erano ambienti che preferivano la sicurezza e la prevedibilità del mondo bipolare. Ora, tutto questo ha avuto riflessi appunto, ripeto, anche nel nostro paese, perché quando appunto, per ritornare ad Andreotti,
così come anche Moro, era una parte della DC, che non era la sinistra DC, ma una parte della DC, era chiaramente filoamericana, aveva fatto la scelta, no, per l'America nel dopoguerra, quindi il filoatlantismo, eccetera, su quello non c'è dubbio, ma erano però nettamente a favore di un mondo bipolare. Quando crollò il socialismo nell'89, poi finì anche l'uso nel 91, Andreotti, lo si capiva, lo si vedeva, era nero. Ricordo che io rimanevo apparentemente sorpreso quando lo vedevo, addirittura c'è stato quel momento in cui rivalutò perfino, parlò bene di Stalin, me lo ricordo ancora. Poi non parliamo del PC togliattiano, che era considerato appunto schierato con l'URSS, eccetera. Quindi un Andreotti aveva capito che la fine del mondo bipolare significava la fine anche loro, insomma, sua, beh, Moro era già stato fatto fuori, di Craxi, perché anche Craxi sicuramente preferiva, perché all'interno del mondo bipolare, certo, questa parte della DC, come anche Craxi, stavano nettamente con gli Stati Uniti, ma potevano consentirsi tutta una serie di approcci, per esempio col mondo arabo, tanto per dire, poi anche con... Quindi erano a favore anche di un minimo di autonomia nazionale a livello, certo, energetico, in continuazione con Enrico Mattei? Lì non so se era proprio in continuazione, perché lì ci sarebbe da discutere la funzione dell'industria di Stato, che indubbiamente ha avuto il suo massimo, credo, la sua punta massima proprio con Mattei. Sì. Ma lì è un discorso, molto di nuovo, complicato, perché bisognerebbe ripartire addirittura dalla funzione dell'IRI sotto fascismo, che si è ritrovata in mano il fascismo a causa della crisi del 29, no? E poi bisognerebbe... Ma comunque resta il fatto che sicuramente determinati ambienti democristiani, che non erano quelli di sinistra, insisto, erano nettamente favorevoli all'America, ma nettamente favorevoli al mondo bipolare, perché il mondo bipolare era un mondo relativamente d'ordine, e naturalmente d'ordine qui da noi, nel primo mondo, diciamo, non ripeto nel terzo mondo, dove anzi lì avveniva lo scontro e l'urto, diciamo, tra gli antagonisti, ma qui da noi assicurava una certa stabilità, era prevedibile e permetteva comunque anche di poter fare degli affari tu, propri, Gianfranco, eccetera. Tu, Gianfranco, hai parlato di una parte della Democrazia Cristiana, però c'era anche un'altra parte che invece evidentemente si è un po' corrotta, sì, come anche una parte dei cosiddetti rinnegati del picismo, che hanno fatto direttamente un salto di campo passando, sì, verso un legame più diretto con, sì, la geopolitica, sì, sì, statunitense. Sì, difatti... Cos'è successo quindi nei due blocchi di C e PC? Quando c'è stato questo salto, questo passaggio? Ma guarda, verso... che io possa capire, non dico sapere, ma capire, eccetera, soprattutto avendo ripensato tutta una serie di esperienze, io credo che di fatto gli approcci del PC con gli Stati Uniti sono iniziati nel 69 con la vice, quando era vice segretario Berlinguer, ma era già un vice segretario che aveva molto potere. E sono avvenuti sicuramente sfruttando, anche qui purtroppo il discorso diventerebbe lungo, ma sfruttando tutta una serie di eventi, tipo quello del regime dei colonnelli in Grecia, per modo di dire, tanto per dire che i colonnelli presero il potere nel 67, caddero nel 74, ma sia chiaro che il regime era instabile. E negli Stati Uniti, come al solito, ci sono ambienti che appoggiavano, anzi ufficialmente gli Stati Uniti appoggiavano i colonnelli, ma c'erano anche ambienti che sapevano che il regime non era stabile e quindi preparavano l'eventuale regime democratico. L'importante è che questo regime democratico che avesse sostituito e che poi sostituì i colonnelli doveva essere però un regime chiaramente filo occidentale. E lì ci fu tutta una serie di contatti, ripeto, tra il PC, che già, ripeto, si avviava sulla strada che poi fu detta dell'eurocomunismo, e certi ambienti, ripeto, americani, non quelli ufficiali che appoggiavano ufficialmente i colonnelli, altri che, ripeto, stavano di riserva nel caso che i colonnelli andassero più bene, per avere tutta una serie di rapporti tramite, diciamo, l'eurocomunismo in fieri, con il Partito Comunista Greco dell'Interno, perché il Partito Comunista Greco si scisse, quello dell'Interno, che era appunto filo occidentale, eurocomunista, eccetera, minoritario, quello maggioritario era invece nettamente dell'esterno, era nettamente filo sovietico.
Ma appunto il PC funzionava già allora a favore di questi ambienti. E poi la cosa continuò, poi quando divenne segretario nel 72 Berlinguer si accentuò e ci furono personaggi come Segre e altri che andavano già negli Stati Uniti, fecero già di fatto funzionare già un po' da ambasciatori, certo, fino ad arrivare poi al famoso viaggio culturale, certo, di Napolitano nel 78, in piena costanza del rapimento Moro, detto così per inciso solo, è un inciso che ha un suo significato e che fu tutt'altro che un viaggio culturale, perché io insomma ricordo abbastanza bene che insomma almeno in certi ambienti PC che io riuscivo a frequentare pur appartenendo ai gruppuscoli per vari motivi insomma si rideva un po' sul viaggio culturale, insomma, perché insomma era qualcosa di più che culturale, era un viaggio. Naturalmente tutti si basano sempre sul fatto che gli Stati Uniti però non volevano che il PC entrasse al governo, infatti nel 76 quando ci fu il governo di unità nazionale, quello Andreotti, però il PC non era dentro il governo, lo appoggiava dall'esterno, ma questo era normale, perché nel PC c'era una grossa quota che era nettamente filosovietica, poi a quegli anni la base era ancora una base fortemente popolare, operaia, e quelli guardavano sempre ancora al socialismo, eccetera. Quindi il PC non poteva essere ritenuto un partito che poteva facilmente entrare nel governo e addirittura venire magari a conoscenza di segreti della NATO, che, cioè, è chiaro che c'era tutto un processo graduale. Ma ripeto, questo processo graduale fu condotto da ambienti che ormai avevano preso in mano sostanzialmente il PC, gli ambienti berlingueriani, diciamocelo francamente, e preso in mano, adesso lasciamo stare pure se vogliamo i termini traditore e rinnegato, ma tutt'altro che fu un processo di spostamento graduale verso l'Occidente. Ora, in questo spostamento, una delle cose che corre sempre, che è senso comune ed è invece secondo me una grossa balla, qua se mi sbagli, tutti posso sbagliare, mi credo sia una grossa balla, è che per esempio un Moro fu rapito perché lui era favorevole al compromesso storico tra PC e DC. Invece io credo proprio che sia sulla base, ribadisco, dell'esperienza accumulata durante quei contatti del PC col Partito Comunista Greco dell'interno, cioè durante il regime colonnese, sia per altri avvenimenti, anche questi abbastanza confusi e che non è facile poi raccontare perché insomma ci sono molte zone d'ombra, ma durante il colpo di Stato in Cile o la preparazione del colpo di Stato e poi il colpo di Stato. Insomma, in tutto questo a me sembra chiaro che gente come Moro e in parte anche Andreotti, cioè quella parte della DC comunque che era per il mondo, ripeto, bipolare, filoamericani, ma per il mondo bipolare e sicuramente insomma abbastanza contrari a eccessivi contatti tra il PC e gli Stati Uniti, eccetera, non vedevano poi tanto di buon occhio il compromesso storico. Beh, certo, non dico che adesso ufficialmente vi si opponessero, perché sappiamo benissimo che in politica non si dice sempre tutto quello che si pensa. Ma certamente sarebbe interessante sapere quali erano le carte che Moro aveva preso nella cartella, che insomma teneva sempre con lui, non depositava neanche nel suo ufficio, poi che insomma, a quanto si dice, cadde poi in mano in definitiva dei rapitori, eccetera, eccetera. Beh, insomma, nessuno ne ha veramente, credo che alcuni documenti siano stati poi trovati con ritardo, eccetera, ma insomma non credo che siano stati trovati quelli reali. Io comunque penso che Moro e Fanfani erano della parte abbastanza contraria invece al compromesso storico. Ecco. E non è un caso che invece la sinistra DC, di cui faceva parte anche il padre di Galloni, ecco, comunque aveva i suoi leader soprattutto, beh, in Orat Cattin da una parte, ma poi anche in De Mita, Andreatta, eccetera, erano invece abbastanza favorevoli, direi, anzi sono la parte nettamente favorevole al compromesso storico. E guarda caso è la parte che fu salvata da Mani Pulite, perché quella parte della DC non fu toccata, beh, Moro era stato ammazzato e quindi era fuori, ma Andreotti sappiamo come è stato trattato, Craxi sappiamo, perché gli ambienti contrari al compromesso storico erano chiaramente Fanfani, Moro,
Andreotti si manteneva galleggiante come al suo solito, credo, tra le, e Craxi naturalmente, per ovvi motivi anche di contrasto col PC, eccetera, eccetera. Ma la sinistra DC giocava a favore, invece. Giocava nettamente a favore, tanto è vero, insomma, che ci sono molte perplessità sulle vere finalità della famosa seduta spiritica, ridicola, in cui Prodi disse che lo spirito, non mi ricordo più se era di Lapira, comunque quello che si era presentato, aveva fatto il nome di Gradoli, perché io credo che Prodi, che era legato ad Andreatta, quindi in un certo senso poteva considerarsi facente parte della sinistra DC, con quella soffiata volesse far precipitare un po' la situazione, perché evidentemente i carcerieri dovevano... Invece lì evidentemente gli altri ambienti di C hanno ancora tenuto duro, hanno dirottato le indagini sul borgo antico di Gradoli, eccetera, e a questo punto gli altri se la sono incartata, per così dire, non hanno insistito, non hanno detto che bastava consultare uno stradario e c'era la via Gradoli. È incerto, perché questo è di fatti incerto, nel nostro blog là per esempio c'è questo 4-5 che non so chi sia, ma che sostiene, e forse può anche aver ragione, che dopo comunque quello scossone fu cambiato, Moro non fu più tenuto in via Gradoli, anzi probabilmente lui sostiene che cambiarono anche i carcerieri, che fu cambiata anche la squadra di che lo teneva, questo non lo so, ecco. Resta il fatto che quella volta fu Moro salvato in un certo senso. Poi però avvenne l'altro fattaccio, perché a quanto si sa la notte prima, la sera prima di quella mattina in cui Moro fu trovato ucciso nel bagagliaio, mi sembra, no, di una macchina vicino alla sede della DC, vabbè, comunque questo non ha grande importanza, e Fanfani aveva indetto una riunione, sembra che in quella riunione si fosse deciso di addivenire comunque alla liberazione di, non so se brigatisti o di due brigatiste, comunque due personaggi credo minori, ma tanto per cercare di sbloccare la situazione. E invece una voce, ma voce di chi non si sa, potrebbe essere della parte della DC, appunto, di una certa parte della DC, potrebbe essere del PC, non lo so. Il fatto sta che una voce sembra, sempre si dice perché poi di cose sicure non ci sono, ma si dice che una voce arrivò invece alle BR dicendo che non c'era stato nessun accordo di questo, c'era questo compromesso in atto, ma che anzi sarebbe avvenuta l'irruzione della polizia, eccetera, e questo, vabbè, fece precipitare la situazione, eccetera, eccetera. Tutto questo fa capire per una cosa, intanto che tutta quella fu una grossa, cioè si sapeva fin dall'inizio evidentemente dove le BR tenevano, non si voleva arrivare, si tenne tutto nascosto e si fece finta anche di continuare a fare trattative eccetera, perché era molto grave, altrimenti poteva già precipitare la situazione fin dall'inizio, ecco. Ma in ogni modo, voglio dire, io credo che lo sapessero fin dall'inizio, e c'è stata tutta una vera trattativa. È un vero scontro interno, insisto, con il PC che non lo voleva tanto salvare, ed è strano, no? Che non volesse salvare l'uomo che era per il compromesso storico. Scherziamo, sapeva benissimo che non era tanto favorevole al compromesso storico, e infatti se fosse uscito vivo non so cosa farebbe, no, non avrebbe rivelato niente ufficialmente, ma avrebbe agito in un modo tale da scombinare parecchi giochi, Molti giochi avrebbe scombinato. E quindi, ripeto, c'è stata questa grossa commedia, eccetera, eccetera, e poi c'è stata questa unità nazionale, questo PC che prese la posizione di difesa dello Stato, mentre invece Craxi, così come Fanfani, eccetera, era un certo cedimento, insomma, volevano quasi trattare, insomma, invece no, per carità. Lo Stato non doveva trattare coi terroristi, cioè non è vero che è stato catturato da servizi segreti, probabilmente è stato catturato dalle BR, però certo con una serie di aiuti
E poi con un gioco complesso in cui è difficile dire, perché anche là si è detto appunto che era la CIA, perché certa, ma io non lo so. Io so solo che sicuramente nella parte iniziale, quando si costituirono le BR, eccetera, semmai contatti ci furono con i servizi orientali, perché è evidente che i servizi orientali sapevano, qui bisognerebbe risalire ancora a Khrushchev e tutta una serie di altre cose, ma insomma, i servizi orientali, in particolare quelli dei paesi, avevano molte preoccupazioni sulla presenza di questo eurocomunismo, quindi si poteva mettergli delle zeppe tra i piedi. Anche questo eurocomunismo aveva tutta una serie di rapporti anche verso est, con tutta una serie di personaggi e di ambienti che non a caso poi è emerso molto più tardi, ad esempio appunto quando venne il crollo del socialismo, eccetera, eccetera. Il crollo è venuto per i fatti suoi, voglio dire, eccetera. Ma insomma, voglio dire, ci sono stati dei rapporti. Fatto sta che sicuramente i servizi orientali, se potevano mettere una zeppa tra i piedi e creare delle difficoltà al PC, lo facevano volentieri. Quindi non si capisce niente della storia se non si risale a queste cose e soprattutto se non la si smette con alcune balle. Primo, ribadisco che Moro sia stato fatto fuori perché era favorevole al compromesso storico, quando in ogni caso io non so se sia stato fatto fuori per il motivo esattamente contrario, è difficile dirlo, lì c'è un gioco estremamente complesso che effettivamente è difficile adesso decifrare a distanza di tempo e con tutte queste menzogne che sono state dette, ma una cosa mi sembra evidente, Moro non era favorevole al compromesso storico, guardava con molto sospetto a partire, lo ripeto, dagli avvenimenti avvenuti durante il regime dei colonnelli in Grecia e anche durante il colpo di Stato in Cile. L'altra cosa anche falsa, quella storia del sempre pericolo che tutto sommato, dato la superiorità terrestre, ci potesse anche essere l'invasione delle divisioni sovietiche verso l'Europa occidentale, quindi sempre bisognava stare sul chi va là, eccetera, eccetera, e questo era uno dei motivi per cui anche si teneva a distanza il PC, che invece stava trattando, ripeto, con gli Stati Uniti nella sua parte maggioritaria. Quella è una balla, perché il sottoscritto, a parte che nel 1969, quando uscì il documento delle BR, o meglio, il documento del collettivo politico metropolitano milanese, che fu l'antecedente storico delle BR, e che conteneva due tesi di fondo. Prima, il pericolo di golpe in Italia, e questo è quello anche di cui parla fra l'altro Galloni, lo cita, ma anche la convinzione che ci sarebbe stata lo scontro tra imperialismo, Stati Uniti, e socialimperialismo, l'URSS. Non lo scordiamo mai che le BR erano filo cinesi, filo maoiste. Quindi non è che giocassero a favore, cioè loro dicevano solo leninisticamente bisogna giocare all'interno delle contraddizioni dell'avversario. E con questo poi invece sono diventate prigioniere delle contraddizioni, diciamo, della lotta dell'avversario. Ma questo era il loro fine precipuo. Allora io criticai già nel 69 questa idea, perché dice guardate che non c'è proprio nessun pericolo di guerra, perché l'URSS non è in grado di sostenere un urto. E andando ancora più indietro nel tempo, voglio anche ricordare che quando ci fu la crisi di Cuba del 62, io allora ero ancora vicino al PC, abbastanza legato, anzi è stato il momento in cui poi mi sono staccato e ho rotto e sono andato con i vari gruppuscoli filocinesi, per così dire, ma durante la crisi di Cuba io ridevo quando tutti parlavano della terza guerra mondiale, il pericolo atomico, perché capivo benissimo non c'era. Era stata una mossa di Khrushchev, che era molto sottoposta a critiche, difatti due anni dopo saltò, per i suoi progetti cosiddetti di riforma, eccetera, il quale fece una mossa un po' avventurista per dimostrare invece che lui era un serio antagonista degli Stati Uniti. E gli andò male, perché insomma fu un po' scoperto tutto questo suo gioco, alla fine dovette ritirare i missili e quindi alla fine preso un colpo, difatti, ripeto, dopo neanche due anni fu destituito, no? fu mandato a casa, venne Brezhnev, eccetera, eccetera. Allora, ripeto, io
ero convintissimo di questo, e quando poi nel 70-71 andai addirittura a studiare con Bethlehem, proprio nei corsi di Bethlehem, non in mezzo ai servizi, dico nei corsi di insegnamento, sì, faceva un'analisi seria, anche perché Bethlehem aveva molti contatti con l'URSS, con l'est europeo, e aveva quindi notizie, eccetera, e si notava benissimo che l'URSS era ingrippata e che l'URSS quindi era già entrata in una fase di debolezza. Il massimo dell'URSS è stato, mi dispiace, proprio fino a metà anni 50, quindi direi fino alla morte di Stalin, insomma. E anche lo Sputnik, eccetera, sono una coda di quella forza, eccetera, dell'URSS, ma poi pian pianino l'URSS entrò per vari motivi che, questi bisognerebbe dirli a parte, bisognerebbe fare un'analisi che fu quella anche di Bethlehem, eccetera, sulla struttura sociale dell'URSS e sui danni provocati proprio dall'ideologia comunista con la classe operaia, per cui si stabilì un blocco sociale tra quelli che venivano chiamati, cioè il partito, gli alti dirigenti del partito e la classe operaia, nel senso però non marziano, la classe operaia nel senso degli esecutori, eccetera, la quale in un paese ormai fortemente industrializzato bloccava molto in realtà l'efficienza dell'industria, perché sacrificava tutto quell'apparato fondamentale, che invece ha funzionato benissimo negli Stati Uniti, che è l'apparato manageriale. Fu completamente, anzi l'apparato manageriale erano dei manager messi dal partito per motivi e per meriti puramente politici, ma assolutamente non granché capaci, ecco. Quindi con fatti, con fenomeni di inefficienza, eccetera. Quindi questo si studiava, ti ripeto, e già nel 70-71 io lì ho imparato come l'URSS era veramente, e anzi si diceva esplicitamente, mi ricordo nei corsi di Bethlehem, che il socialismo era ormai ingrippato. Naturalmente non si diceva quando, non si poteva sapere né il come né il quando sarebbe crollato, non è che si potesse prevedere l'89, ci mancherebbe altro, ma si diceva, per usare l'espressione, se vuoi, di Berlinguer, ha finito in effetti il suo corso, non ha più le capacità espansive. Quindi pensare veramente che ci fosse il pericolo che truppe sovietiche invadessero l'Europa, quella è un'altra, che mi pare si trova anche questa affermazione, si trova nel discorso di Galloni, e che probabilmente lui lo dice in buona fede, l'avrà recuperato da suo padre e dalla sinistra DC, che aveva tutto l'interesse di dire questo, perché così aveva l'interesse di premere per il compromesso storico, per staccare, e cioè tutta quelle balle che sono state raccontate, ripeto. In realtà, ribadisco, le cose non stavano così, insomma. Quindi, però il mondo bipolare poi in definitiva fu sconfitto, perché proprio per una è vero, è stata una specie di implosione interna, anche quelle balle, l'altra balla che è stato Reagan che ha costretto l'URSS spingendola a forti spese militari, non c'entra niente, non, sono proprio tutte scuse, l'URSS è implosa, cioè era già in fase di recessione, ma non recessione economica, proprio recessione sociale, politica, eccetera. Quindi in realtà, per quello che ti dico, che la politica, ritornando un momento indietro, quella politica Kissinger-Nixon, che voleva mettere e accentuare, ripeto, la rottura tra Russia e Cina e anche creare problemi nel Vietnam, tutto quanto, e quella politica è chiaro che mirava in fondo a inserirsi in questa situazione per accelerare, se vuoi, l'implosione. Quella era stata una politica, no, le spese per gli armi, eccetera, quella era stata una politica abbastanza intelligente. Ma, ripeto, alcuni ambienti americani, quelli del Watergate, erano invece preoccupati perché non vedevano di buon occhio questa rottura e la fine del mondo bipolare. Perché si entrava in una situazione, quella in cui siamo entrati, di caos, di disordine, un po' imprevedibile e quindi, sai, estremamente pericolosa, perché è molto più difficile da gestire. Quindi, ripeto, la storia deve essere completamente rifatta per capire anche quello che è avvenuto e che è avvenuto. Perché quando è crollato l'URSS, per esempio, c'è stato, va bene, un periodo di c'è stato anche Clinton, eccetera, ma è chiaro però che tutto sommato
per un certo periodo di tempo, almeno fino, sai, insomma, la storia come al solito sai, ha delle date che sono dei paletti che vengono messi, poi contano, ma insomma, diciamo fino al famoso 11 settembre 2001, c'è stato forse qualcuno che poteva credere che crollata l'URSS si fosse un po' ricreato il mondo unipolare, monocentrico, cioè in fondo gli Stati Uniti erano diventati il paese dominante. E dopo di allora si è cominciato a capire che la questione era molto più complicata e che c'era un disordine crescente. E lì c'è stato un tentativo per alcuni anni, perché secondo me il tentativo di Bush era invece di riprendere in mano la situazione. Le aggressioni dirette all'Afghanistan, all'Iraq, eccetera, sono state quella, cioè quella strategia di aggressione abbastanza diretta, anzi no, abbastanza, tutto diretta. Secondo me sono stati un tentativo di ridare un ordine americano, naturalmente, a vaste aree, diciamo, del mondo. Ma già direi che questa strategia ha mostrato la corda e ha cominciato a subire dei cambiamenti. Secondo me li situerei quando è stato liquidato Rumsfeld, che è stato novembre-dicembre del 2006, quindi già in costanza di Bush Junior. C'è stato questo cambiamento. Poi direi che con Obama sono venuti proprio avanti altri gruppi, altri centri strategici che hanno effettivamente cambiato la strategia americana e hanno indubbiamente introdotto quella che io ho chiamato la strategia del caos. E poi in Italia si può dire che poi è iniziata anche circa con il famoso ventennio, 20 anni fa, ci sono sempre i democratici, c'è Clinton, adesso c'è Obama. Tangentopoli, la prima Tangentopoli è un po' anche la figlia di questa strategia dei progressisti democratici americani. Sì. Addirittura Cirino Pomicino, quando si fermava Geronimo sul giornale, parlava di questa manina d'oltreoceano. Beh, pentito, quindi, diciamo, Buscetta è stato manovrato. Certamente. Ma non è che è stato manovrato ampiamente. Sì, Mani Pulite è stato un tentativo di dare, visto che tutto sommato, insomma, comunque dibattere quella parte, ripeto, a cui apparteneva ancora Andreotti, se vogliamo, eccetera, e di dare, insomma, di crearsi un nuovo personale politico proprio in quella che ormai era il PC, ma che aveva già abbandonato, aveva già cambiato il nome, no? Era diventato DS, se non sbaglio, all'inizio, poi PDS, poi PD, ma insomma, all'inizio era DS, e di dare, Mani Pulite voleva dare potere al DS, però con l'accordo anche con tutti gli ambienti tipo De Mita e Andreatta, eccetera, cioè quei settori DC che erano stati salvati da Mani Pulite. Non scordiamoci, ci sono dei settori. Quindi si cerca, e anche alcuni ambienti socialisti sono stati, adesso non mi ricordo i nomi, ma anche lì c'è stato, meno forse tra i socialisti, ma comunque c'è stato anche lì qualcuno. Beh, insomma, Amato. Sì, come nome, Amato. Amato. Sì, perché sì. Sì, stavo facendo una dimenticanza molto grave, importante, ecco, quindi voglio dire, anche perché non c'è nulla di peggio o di meglio per chi comanda, di avere quelli che in qualche modo, sì, hanno in ogni modo cambiato casacca, hanno, perché sai, sono sempre ricattabili, già, e perché hanno parecchi scheletri nell'armadio, insomma, tante cose, e poi in ogni caso sono individui che sono abbastanza proni a loro, mentre invece, sai, personaggi, insisto, che erano venuti fuori in un clima come quello del mondo bipolare che si è formati lì, appunto come Moro, Andreotti, insomma, avevano tutto un altro spessore, tutta un'altra capacità manovriera, quindi sì. E invece questi qui poi alla fine si sono proprio adagiati, però sono stati anche degli incapaci. Intanto credo su spinta, perché io credo sia stata la spinta di Agnelli e comunque della Confindustria anelliana, sino sono messi a disturbare Berlusconi. Quale Berlusconi all'inizio, tutti si scordano, aveva anche lui di fatto tradito Craxi, che era stato chiaramente uno che l'aveva aiutato, ma l'aveva tradito. Aveva anche appoggiato Mani Pulite, anche Mediaset, là, insomma, comunque i suoi telegiornali appoggiavano, dai, questa, beh, a parte Sgarbi Quotidiani che sì, a parsi, ecco, vabbè, vabbè, sì, però sì, c'era una doppia, però insomma, ma dopo hanno sbagliato clamorosamente, fra l'altro io insisto, così per il mio gusto paradossale, se vuoi, anche per
che hanno sbagliato perché non hanno mai letto bene la Mary Shelley e il Frankenstein, perché non c'è nulla di peggio di volere creare il mostro, perché il mostro ti ammazza, tu devi morire perché il mostro sparisca. Difatti quando creperà finalmente il PD, se creperà, e speriamo che crepi presto, perché alla fine sparisce anche il mostro, cioè alla fine andrà in pensione anche Berlusconi, perché tutti si scordano che non c'è niente a fare. Quando tu hai creato il mostro, quello ti annienta, perché chi crea il mostro, leggendo il libro non si capisce nettamente, è in fondo è lui l'essere mostruoso, perché il mostro non è altro che la sua proiezione. E allora, in definitiva, quello ti distrugge, ti annienta, non c'è niente da fare. Ma questo, vabbè, è naturalmente un gusto letterario, se vuoi, eccetera. Ma resta il fatto che sono andati veramente a rompere i coglioni Berlusconi e maglie ne incolse, perché in effetti non se ne sono mai liberati, insomma. L'hanno accusato di tutte le peggiori cose, di essere, fra l'altro, il nuovo Mussolini, il fascismo. Poi, siccome questo in effetti non ha creato le Brigate Nere, non ha preso il potere, alla fine hanno detto che era un fascismo mediatico, ma insomma...